Welcome to Sonia Anaret, Media Plaza, Product Manager, World Congress. The number of this big event. Yes, we are very, very satisfied and very excited because finally, after 4 years, the Congress has finally started. And right now, numbers are very high and satisfying. We received more than 1,500 people coming from over 110 countries. So first time in Torino, first time for Torino, and we are very, very proud of this big result. As you know, the Congress is organized by the Torino Chamber of Commerce in cooperation with the ICC World Chambers Federation. And the idea to host such a big event, a prestigious event in Torino, came up more than 5 years ago when we won in a competition session that's a sort of event organized in the framework of the World Chambers Congress with the Torino Chamber of Commerce project. The idea came up to host the Congress in this city in order to promote Torino worldwide. And then the bidding process began. It was a hard work, it was a hard job, lasted more than 2 years. During the years we have been lobbying with all the key contacts that would have voted us to won the Congress. We had many competitors because, as you know, the Congress every 2 years take place in a different continent. And in 2015 was expected to come back to Europe. So in addition to Torino, many European cities were candidate to host it. And finally, in 2012, Torino won the bid to host the Congress. And we were very, very proud of it. What are the more interesting arguments for you of these today? The topics discussed. Yes, the target, the topics of these 3 days. First of all, the topics tackled in the plenary sessions that are about global economy, first of all. Mobility. Global economy, global mobility, and the sustainable growth. These are the main pillars of the World Chambers Congress. But what is interesting is also the idea to focus on the role of Chambers of Commerce through different workshops. Each of them focused on a particular service, an innovative service that the Chambers World can provide to its members, that are enterprises and companies worldwide. Thank you to Sonia Anaret. Adesso chiudiamo con la lingua della città che ospita questo importantissimo nono congresso delle Camere di Commercio e chiudiamo anche appunto ricordando, l'abbiamo già detto, ma il vostro lavoro, la soddisfazione nel vedere che tutto un percorso anche molto complicato è diventato realtà, come ha detto prima, battendo anche molti competitor, molte altre città che hanno partecipato a questa candidatura. La sua soddisfazione personale? Sì, è un sono molto soddisfatta, ovviamente è un momento in cui si sente l'adrenalina. Sono soddisfatta per la vittoria, perché sono soddisfatta per Torino, per la mia città e per la visibilità internazionale, perché è veramente la prima volta che 110 diversi paesi al mondo si raccolgono in questa città e sono soddisfatta perché è un'esperienza unica, faticosa, stressante, ma come dicono in inglese rewarding, assolutamente. Cosa le è rimasto di più nel cuore di questo percorso che lei ha portato a compimento? E la cosa più bella è stata l'avere a che fare, per me da un punto di vista personale, con culture di tutto il mondo, con modi di pensare assolutamente diversi, comportamenti diversi, limiti e punti di forza diversi, e alla fine essere riuscita a farli convergere tutti in un unico punto di scambio fertile. Questa è stata un'esperienza unica per me. E quindi chiudiamo: the world is here. Yes, it is.
Thank you. Grazie Sonia Naretti.